Chiaramente i complimenti per questa riconferma. Io ho ascoltato poco fa, come tutti i nostri telespettatori, le sue dichiarazioni. Mi sono parse le dichiarazioni di un uomo moderato, di un uomo di governo. Addirittura alla domanda su Fratelli d'Italia lei ha risposto: ma io sono il sindaco della coalizione, quindi queste cose mi interessano relativamente. Vedremo un nuovo Biondi nei prossimi 5 anni? Ma in realtà io sono sempre stato così, non è che ho cambiato carattere, ho cambiato modo di fare, ho cambiato metodologia lavorativa. Nessuno può dubitare del fatto che io non abbia fatto gli interessi della coalizione piuttosto che quelli del mio partito di appartenenza. Io l'ho sempre detto, anzi addirittura in questa campagna elettorale ho dismesso i panni di segretario provinciale del partito e li ho consegnati al mio vicario, che è l'assessore regionale Guido Liris, proprio per mantenere anche nella forma un'imparzialità che credo tutti mi riconoscano. 5 anni fa Forza Italia, Fratelli d'Italia contava pochissimo. Oggi in Consiglio Comunale è una forza grossa, importante. E quanto peserà questo nella formazione della giunta, che credo da qui a 15-20 giorni? Ma è evidente che i pesi dei partiti sono importanti perché sono la rappresentazione numerica della volontà popolare. E quindi è giusto che i partiti più grossi, con maggiori rappresentanti, abbiano un peso specifico adeguato. Accade ovunque, accade nel centrodestra come nel centrosinistra. Naturalmente non bisogna. Bisogna mantenere il giusto equilibrio, bisogna saper compensare anche le esigenze di tutti. 5 anni fa chiudemmo la composizione della squadra di governo in tempi brevi, sono convinto che lo faremo anche questa volta. Io chiudo con una domanda al sindaco Pierluigi Biondi. Carmine, se dovessero arrivare presto le elezioni politiche nazionali, la strada di Biondi per Roma è una strada aperta o per 5 anni l'Aquila non la lascia? La strada per Roma è sempre aperta, ma per andare nei ministeri e dove serve per fare il bene della città dell'Aquila. Io in tanti anni di militanza politica mi sono candidato sempre e soltanto a fare l'amministratore comunale, non mi sono mai candidato né alla provincia, né alla regione, né alla Camera, né all'Europarlamento, da nessun'altra parte. Rimango sindaco della città dell'Aquila perché, intanto perché non esiste cosa più bella che si possa fare, e poi perché è giusto quando si prende un impegno con i cittadini, onorarlo fin tanto che i cittadini lo vorranno.